Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione global di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare ad affrontare la Road Extreme Tech, finalmente la Road Easy Mode, perché ormai è easy. Con questo Frieza, ragazzi, è veramente easy. Siamo qua, doppio 120%, il bello di Frieza è che fa da leader di tutti i team Extreme 120%, è bellissima come cosa. Stessa cosa poi per Goku con i lead super. Comunque questo è il team, abbiamo Broly, un solo Broly, ability 3, Black LR, è potente qui, è potente, sarà molto utile. Poi abbiamo Merged, abbiamo Golden e poi abbiamo Tarless per gli stun, perché Tarless è perfetto in sto team. Manca ancora tutte le robe belle perché è il global, manca ancora il Cell World Tournament che aiuta molto e tutte le altre cose. Quindi c'è il Cell, così il Cell 40%, che è buono, ovvio, servirà in certi turni, anche perché questo Frieza dovrà stare sempre attaccato a Golden, perché è l'unico con cui linka, quindi alla fine dei conti. E ci potrebbero essere dei problemi di chi? E questo è il problema comunque dell'Extreme Tech. Bel team, peccato che i leader non linkano con nessuno nel team. Cerchiamo comunque di farcelo in one try, vediamo se è possibile. Vabbè, tre nemici all'inizio forse è un po' meglio della squadra di Bardock, quello è poco ma sicuro. Andiamo ragazzi, le turnazioni, abbiamo già Golden e il nuovo Frieza, quindi siamo a posto sotto quel lato. Peccato Merged che non offre niente in questo turno. Quanti attacchi che vedo là. Mettiamo subito Golden, mettiamo istantaneamente Golden. Perfetto, allora Frieza non ha problemi di chi. Io però direi di andare comunque in special. Il problema è... Ok, Black dopo è in una turnazione che riceve veramente tanto ki, quindi non ha problemi. Non lo so se però dare la special a tutti. Golden non è che fa tutto sto danno. Sì, Golden non fa tutto sto danno. Eliminiamo comunque Mr. Satan subito. Non andiamo di special lì. Usiamo questa singola orb sempre per uccidere il caro e vecchio Mr. Satan. E vediamo un pochino. Diamo anche la special qui. Non dovremmo morire, anche perché... Si spera ovviamente che le special me le tira... Ecco, grazie mille, me le tira in faccia Golden, che almeno le tanca. Ecco, mettiamola così. Un pochino le tanca, confronto agli altri. Additional, grazie. Due crit di pugni, grazie, utilissimi. Oh, che bello, ti amo. Videl mi attacca, prima o poi. Ho paura di quello, perché Videl mi attaccherà. Il crit. L'additional di pugni. Senti. Oh, grazie. Non si sa mai, cioè mi aspettavo un'altra special io. Devo essere sincero, mi aspettavo l'altra special. Ok, Mr. Satan ce lo siamo levati dalle scatole. A posto. Ora, vediamo un pochino, perché in questo turno potrei ricevere moltissimi danni. E questo non mi piace a me. Soprattutto perché là sotto non è che in realtà posso tankare seriamente. Però una 18 kill la tiriamo. Quindi andiamo per la pazzia. La pazzia si chiama. Andiamo in 18 kill. Ok. Stanniamo Bu. Bu lo dobbiamo stannare. E... Videl, per favore non rompere le scatole, ok? Però qua usare item è brutto. Però possiamo usare Bulma e levarci subito questo turno. Sì, facciamo con Bulma. Non è il massimo usare item, però non si sa mai, alla fine. Non si sa mai. Voglio tenere attivo il più possibile Golden Tech, perché è l'unico che tanca in questo team. Insieme forse al nuovo Frieza. E in più si dovrebbe trasformare in questo turno. Buono, ok. 2 milioni è solo un colpo, non farà troppo danno su Videl. Additional. Vai Black! Grazie mille! Il crit. Vabbè, ok, l'abbiamo eliminata dalla faccia della terra, siamo a posto. Tarless ora stanna. Che turno! Io ho sprecato l'item, vabbè, eccolo qua. Si trasforma finalmente in second form. Non lo vedremo mai forse in Golden vero e proprio. Quello è una cosa sicura. Non importa la turnazione che usiamo, lo teniamo in questo modo. Anzi, teniamo Frieza in mezzo e salviamo un po' di ki. Quella è la fase più difficile. Salvare il ki per Broly. Mi sa che Broly non andrà in special. Il brutto dell'Extreme Tech alla fine dei conti è questo più che altro. Che non si riesce... Cioè... Linkano tutti male, molto male, sinceramente. Quindi è un po' problematico. 1.400.000, Death Wave. Andiamo. Quanti danni? Non troppi.
non troppi. Però dopo abbiamo Black e Merged, quindi siamo a posto sotto quel lato. Peccato che è boostato ancora solo di un attacco e non di più, quindi non vedremo tanto danno. Sto punto non credo che lo possiamo uccidere, quindi possiamo comunque fare un bello stun. Uno stun lo facciamo, lo stun è sempre buono tirarlo, quindi quello lo usiamo sempre. Poco danno da Black, che però può fare crit additional crit. Vero Black? Il crit non c'è, l'additional c'è. 6 add, ragazzi, 6 add funziona di più del 20 crit. Che strano. Oh, ecco il 20 crit che entra. Ok, niente special. Grazie mille. Me la tanco, teniamo attiva anche la passiva. E vediamo forse trasformarsi golden. Buono, no, non lo vediamo, è stato bello. Ok, prossima fase, contro 2. Forse qua potremmo vedere un po' di volte Frieza. Forse, dico forse perché non è proprio assicurato, la cosa è quella. Si va molto veloci con questo team ormai, cioè, diciamo che se non succedono le sfigate assurde delle 18 special, si vince tranquillamente ora. Oh, quanti attacchi, non posso perdere golden qua. Ok, facciamo una cosa, devo per forza fare una cosa, usiamo Icarus, draghetto, siamo obbligati a questo, siamo veramente obbligati a questo, facciamo così. Il key non è neanche un problema, quindi cerchiamo di risparmiarlo. E poi dopo abbiamo anche Broly. Broly fa dei bei danni se si riescono a dare tante orb. Il problema però dargliene tante. Queste tre. Ok, se uso queste tre mi vengono giù le verdi per Black e le blu per Broly. Quindi facciamo in questo modo. Ok, dovrebbe andare più che bene. Speriamo solo che non ci... le special sono là sotto, io me lo sento. Che male che farà, che male. Per favore, ho capito che mi dovete tirare le special. Attenzione golden con gli additional. Ho capito che mi dovete tirare le special, però non mi rompete, veramente. Non mi rompete, non mi date fastidio. L'additional, peccato di pugni, sti additional. Fammene una qua. Aia. Farà male, farà molto male. Aia. Taia. Ah, 89.000. Ok, calma. Oh, leva, attenzione. Fammi leva ancora, fammi leva. Ah, niente evasion. Aia. Abbiamo perso molta vita in questa fase. Molta vita che non volevo perdere. Ecco i problemi della sfiga che si fa sentire a volte. Allora, facciamo una cosa, usiamo Tone, così teniamo almeno attiva la passiva di Golden. Deve tankare il più possibile lui. Deve tankare veramente il più possibile. E in più direi anche di non sprecare queste orb AGL, per il semplice fatto che qua Broly è capace di one-shottare una persona. È capace di one-shottare una persona. Quindi a sto punto andiamo dritti con il colpo magico su Gotenks. Vediamo un po', dovrebbe esserne capace. Poi si spera che non mi fanno le special. Qua si sta boostando una marea questo Black. 18 key. Vai. Si è boostato una marea qui. Crit additional crit. Niente crit additional. Dai, bastavano i pugni lì. Peccato niente pugni. Peccato anche che forse in realtà non vedremo golden. Cioè, sì, lo vediamo perché sempre che non fa l'additional questo. Fammi il crit e shottalo. Che schifo. Va bene, siamo full vita. Perfetto, va bene. Eliminiamo anche Piccolo. Ce lo leviamo dalle scatole con i pugni più che altro. Oddio, però. Non lo so quanto sia fattibile. 4 kill li riusciamo a dare? Sì, perché no. Ok, sì, glieli diamo comunque. Però io non lo so se riusciamo. Vabbè, dobbiamo fare in questo modo, ragazzi. Teniamo il key e tiriamo un altro pugno qua su Piccolo. Non si sa mai che rimane in vita da Golden. Grazie. E beh, il regalino da Dio lo deve sempre dare. Quello è poco ma sicuro. Il regalino da Dio lo dà sempre. C'è poco da fare. Non è crepato. Vabbè, ok. Pugni su Piccolo là in fondo vanno più che bene allora. Ok, Frieza. Vedi di fare più danni possibili, dai. E
non voglio sprecare item in queste fasi. Cretino, ok, a posto. Piccolo se ne va. Ci ha fatto il regalino da Dio. Quello è sempre così alla fine. Ci deve fare sempre il regalino da Dio. Ragazzi, qua è finita anche qui, più che altro. Non riusciamo a dare troppe orb. Quello un po' brutto, da un lato. Però si fa poco, si fa poco. Oddio, se usiamo tutte queste, dopo c'è molto chi anche per Broly. Ok, facciamo così, dai. Anche se dopo non ne riceve più di ta. Ah, se non fanno il regalino da Dio sti pigiri, non sono felici. Aia, 103.000. Sei veramente un pezzo di caramella te, eh? Cioè, te ne devi andare all'altro mondo e quindi mi devi tirare... Grazie gli additional. E quindi mi deve sempre tirare quella special che deve rompere le scatole, no? Tanto ci abbandona qui, no? Ma il regalino da Dio ce lo deve dare, è normale, è la Super Battle Road. Perfetto, iniziamo anche il prossimo turno con Golden attivo, quindi stiamo tankando contro Vegeta e Trunks. Vegeta e Trunks, eccoli qua. Super Vegeta e Super Trunks. Vediamo un pochino però come gestircela. Oh, che male che... Aia. Lad colpi su Broly. Non tanto divertente, soprattutto manca il ki. No, in realtà no, abbiamo quel ki AGL da dare al nuovo Frieza. Cerchiamo di uccidere Trunks. Facciamo in questo modo. Non so se usare item. Allora, intanto... Ok, lo riusciamo a mandare in special? Sì, va in special. Allora, a sto punto usiamo... No, Bulma ce la teniamo. Bulma ce la teniamo. Facciamo in questo modo. Oddio, posso... Ho paura delle due special possibili finali. Io sinceramente ho paura delle due special finali. Usiamo Snake. Non è il massimo, non è il massimo, perché qua tanchiamo. Però io ho paura veramente di ricevere due special in faccia su Broly. Tanto è sempre così questo gioco. Quindi alla fine usiamo Princess Snake, che se al massimo arrivano le special, amen, oh, amen. Però non vorrei neanche andare in Dokkan in realtà. Vorrei riuscire a salvare un po', perché il Dokkan, se lo tiriamo all'ultima fase... Ok, una special qua, buono. Ho sprecato Princess. Sì, ho sprecato Princess. Ma va bene comunque, va bene comunque. C'è sempre la possibilità. Vegeta non ha ancora tirato la special. Ho sprecato Princess. Completamente sprecata Princess. Succede, amen, ci si fa poco. Vedi di fare un crit, te. Vedi veramente di fare un crit. Un crittino, fortino, bellino. Poco. Leva. Quando entra leva, ragazzi. Mi sa che dovremmo andare in Dokkan. La pecca più grossa è che se andiamo in Dokkan ora col mio Black, non facciamo danni in realtà. Quindi quella è la cosa brutta. Facciamo in questo modo. Siamo quasi costretti. Questa è la cosa più noiosa. Però vediamo un pochino. Al massimo andiamo in Dokkan al prossimo turno e cerchiamo di tirare un bel... No, quel chi lo teniamo. Cerchiamo di tirare un crit della vita, dai. Vediamo un pochino. Avete già tirato le special. Per favore non lo fate più, grazie. Si spera, eh? Si spera sempre. Vediamo un pochino, dai. Fai un crit. Buono. Additional. Peccato. Ecco, non fanno danni ora loro. Non sono boostati, quindi alla fine fanno veramente poco. L'unica cosa sono gli additional. Puoi farmi un crit? Aiutami un po' con un crit. Tanto Trunks non muore, quindi amen. Però, ecco, grazie. Perfetto, sta andando veramente bene questa road. Me l'aspettavo più cattiva, come al solito, però... Diciamo che sta andando. Ora, fallo. Sta andato? Sì! Vai! Abbiamo perso però la passiva di Golden. Quello ci si fa poco. Abbiamo preso molti danni, quindi ci si fa poco. Però possiamo andare in special qua ed eliminarli tutti. Che quella è la cosa buona. Quella è la cosa buona. Si va in Dokkan mode contro due. Peccato, perché potevamo sfruttarlo molto meglio. Trunks dovrebbe crepare istantaneamente. Proprio nessun problema. Peccato veramente, lo volevo tirare all'ultima fase. Che all'ultima fase un Dokkan mode è veramente grosso. Però abbiamo molti item. E con la ricarica di vita che ora ci facciamo, non andiamo a sprecare item, si spera. Poi Black l'abbiamo un po' boostato con un po' di colpi prima, quindi anche lui ora fa danni. La cosa brutta di Black in Road è questa: si boosta, si deve boostare, deve prendere colpi per fare danni.
Quindi risulta un po' forse la il peggiore per una road, in effetti, per come la vedo, risulta per me il peggiore per le road. Fa tanti danni, tanca, ila, sì, ok, però i danni li fa solamente quando riceve danni, e quella è la cosa brutta, no? Ok, buongiorno. Vegeta che non... Regalino d'addio incoming! Scopriamolo un pochino, regalino d'addio, vero? Cioè, non te ne puoi andare a casa così, vero? Quante orb anche per Broly, quante orb. Le usiamo, vai, va bene. Regalino d'addio incoming, ne sono sicuro, ne sono sicuro. Ne sono veramente sicuro. 18 chi, andiamo, dai, crit, buono! Regalino d'addio dov'è? Non ci ho fatto il regalino d'addio, ti adoro, bella lì. Iniziamo nella prossima fase con Golden attivo. Niente regalino d'addio, ti amo Vegeta. Perché non lo fanno sempre? Perché non lo fanno sempre? Vabbè, oh, però abbiamo Goku Super Saiyan 3, non l'avevo visto. Il Dokkan Mode ci serviva ora. Il Dokkan Mode ci serviva veramente ora. Sarebbe stato molto, ma molto, ma molto più utile. Molto più utile, ragazzi. Il kill abbiamo però. Allora, qua giochiamo al eliminare tutti partendo dall'ultimo, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Visto che poi tanchiamo anche, perché lì in mezzo abbiamo tantissimi colpi che sono su Golden, facciamo anche la roba di usare Bulma Future. Facciamo in questo modo, così almeno il Golden Freeze Attack può shottare istantaneamente. Il problema però... Ah, non riesco ad andare in special. Voglio comunque tirare uno stun. Devo essere sincero, voglio comunque tirare uno stun, perché gli stun in questa fase finale sono veramente utili. Più si stunna meglio è, più si stunna meglio è. Tancheggia, tancheggia, mettiamola così, tancheggia, 30.000 è tanto, però. Ok, 900.000, la additional, no, non è... Additional di pugni. Ok, niente special, fatemele tutte qua, per favore. Tutte qua, tutte qua, no, Goku, Goku, fammela, fammela. Ok, una special qua, però tu attaccavi qua, quindi... Aia, ho paura di quel... Gon, please, Gon, no. L'ha stannato? Sì, l'ha stannato! Ah! Ah, che danni! Che danni che fai! Oh mio Dio! Ragazzi, qua facciamo dei danni assurdi. Qua facciamo dei danni assurdi. Draghetto non lo utilizziamo ora, però ci curiamo in full, perché deve essere attiva la passiva, come al solito. Abbiamo Vegeta e Goku. Cavolo, io qua posso andare per il one shot finale. Raga, posso andare per il one shot finale. Potrei colpire veramente Goku tutto il tempo. Sì, colpiamo Goku tutto il tempo, ce lo leviamo. Qua ci fanno tanti di quei colpi che Black si boosta. Abbiamo Bulma! Siamo pronti, possiamo veramente one shottare Goku. È molto probabile, si spera negli additional, nei crit, Però possiamo veramente shottarlo. Possiamo veramente shottarlo. Proviamoci, dai, vediamo un pochino. Ok, primo colpo. Secondo. Tanto boost qui, tanto boost, tanto boost. 3 milioni, andiamo! Black, fammi quel crit che serve. Dai, niente crit, 2 milioni additional. Oh, peccato. Però gli abbiamo tolto tantissima vita. Questa era la cosa. Merged, vedi di finirlo, dai. Dai che ci portiamo a casa facilmente questa road. Buono, buono, vai. Goku fuori dalle scatole. Tu non fare le special ora, grazie. Abbiamo la passiva attiva di Golden. Stiamo tankando. Abbiamo... questo bel Golden anche lui, vabbè, Frieza a second form. Oddio, lo teniamo primo e cerchiamo di eliminare... Vediamo, là sotto chi è che mi attacca? Goten. E se andiamo per la shottata su Goten? E dopo rimarrebbe solo... Bisogna un attimo pensare alle mosse qui. Perché qua non andiamo in special, probabilmente. Non andando in special, Broly è utile zero qua. È utile veramente a niente. Allora, liberiamo un po' di ki per la prossima fase. Facciamo in questo modo. Facciamo in questo modo perché mi serve veramente sto ki. Però abbiamo ancora due item. Ho attaccato Gohan. Peccato. Peccato. Ho fatto una cavolata. No, qua non ci serve la cura, ci serve Icarus. Due turni così, va bene, dai. Facciamo in questo modo. Broly lì, poveraccio. Fatto una cavolata. Ma niente, ormai non resetto, non serve più a niente. Fatto la cavolata, dovevo attaccare qualcun altro e non Gohan. Dovevo eliminare... Buono l'additional, buonissimo. Dovevo eliminare Trunks, ad esempio, che era l'ultimo. Potevi anche shottarmelo, lo sai, vero?
potevi anche fare quello, lo sai, no? Sei veramente cattivo. Mi tirate le special su lui? No, eh. Se non c'è il regalino... Male fisico. Ok, aia. Ok, abbiamo la passiva attiva attualmente. Vediamo un po' come gestircela qua. Come gestiamo la cosa. Io sì, potremmo sinceramente tenerlo qua in mezzo. Tanto è già boostato. E poi è meglio anche, perché così però non possiamo tirare la special in questo modo. A sto punto sì. Niente 18 key. Eliminiamo Trunks, che lo togliamo. Fuori dai giochi. Levati. Ok. Sì, il key comunque è girato veramente male. A posto. Niente da fare, raga. Però possiamo sempre fare una pazzia. No, no, niente. Non possiamo fare pazzia. Io però vorrei tanto tenere la passiva di Golden attiva per il prossimo turno. Ne rimangono due. Andiamo per lo stun su Goten. Vorrei tanto tenere la passiva di... coso. Di Golden. E sinceramente non so se ce la facciamo qua. Anche perché niente... No, in realtà abbiamo usato draghetto. Se non mi arrivano special, la tengo attiva. Ok, facciamo così, dai. Se non mi arrivano special, su IPG che non devono prendere special, diciamo che la passiva rimane attiva. Quindi siamo a posto sotto quel lato. Dai, cretino, leviamocelo, grazie. Additional niente, però. Sì, ok. Se non arriva la special ora, teniamo la passiva attiva. L'additional, ok. Non mi fare la special, per favore. Vorrei tenere quella passiva attiva. Per favore. Per favore. Buono. Grazie mille. Abbiamo la passiva attiva. Buono. Vediamo anche lo stun, eh. Vediamo anche lo stun. Stun magichino. Scopriamolo un po'. Intanto si trasforma. Prima volta che lo vediamo trasformarsi in third. L'abbiamo anche stunnato. Cioè, ragazzi, questo è il festival degli stun. È il festival degli stun. È assurdo. Potremmo anche fare sta mossa, cioè lo andiamo a eliminare. Anche perché qua ne abbiamo la possibilità. Andiamo ad eliminarlo. Teniamo le orb e eliminiamolo. Sì, va bene, facciamo così. Al massimo mi farà un regalino. Mi farà un regalino, ragazzi. Peccato che non l'ha fatto su Frieza. Vabbè, non è un problema. Abbiamo tanta vita, ci attacca solo lui. Non può fare due special. Siamo in vita, a posto. Ok, 1.800.000. Attenzione. Fammi l'additional. Ah no, peccato. Oh, non mi ha fatto neanche il regalino. Wow. Ma proprio easy sto game. È easy attualmente. Easy veramente. Ok, facciamo così. Diamo questo key. Perfetto. Te non andrai in special. Ma tanto lo sappiamo già com'è la storia. Peccato. Peccato veramente. E qua ce ne portiamo a casa un altro. Ok, siamo a posto. Sempre che non ci faccia due special. Cosa molto possibile. Non abbiamo più buff difensivi. No. Me la gioco così. Niente item. Me li tengo per dopo. Ok. Lo so che me la farai se non ti uccido. Quindi per favore Black uccidilo. Grazie. Fammi sto favore. Sì. Vai. Perfetto. Perfetto. Il crit anche. Fammi l'additional. No. Si è trasformato in final form all'ultimo colpo, ragazzi. Non ci credo, non ci voglio credere minimamente. Final form Frieza, l'abbiamo. Non si trasformerà in golden, peccato veramente. Ma si è trasformato almeno in final form. Ce l'abbiamo fatta all'ultima fase. Eccolo qua. Ciao Goten, è stato bello, molto facile, troppo facile. Grazie mille. La road più difficile è diventata una vera presa in giro attualmente. Golden, Frieza, il Frieza 9 è OP, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Peccato Broly, come al solito ritorna sempre più inutile alla fine. Grazie mille Broly di esistere. Però ce l'abbiamo fatta, molto facile. Detto questo, ragazzi, spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E ragazzi, vi ricordo che ogni giorno sono in live su Twitch alle 21, quindi andate a mettere il follow sul canale Twitch. Ragazzi, vi aspetto tutti quanti. È gratis, ragazzi, dovete solo iscrivervi e mettere il follow con la notifica. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. You